Noi siamo colpevoli fin dalla nascita. Io non posso uscire da casa la mattina e avere la certezza di farvi rientro la sera. Ecco, nel catalogo delle mie cose trovo tante cose che non mi appartengono. Eppure quelle cose devono essere mie se voglio cercare la mia terra promessa. Perché quanto vecchio sembra il mondo. Se la scimmia avesse avuto tutto quello che le occorreva sui alberi per vivere bene, mai e poi mai sarebbe scesa per terra. Ma quando arriva a farlo è perché giustamente in cima agli alberi manca qualcosa. E quella cosa che manca non è stata una cosa donata a cuore aperto, gentilmente, concesso. No, sono cose che sono state portate via. Come? In che modo? Ecco, raccontiamo questo. E come per ricordare sempre il nonno, mi sa che dall'altro mondo dove si trova dirà: ma questo nipotino non mi può lasciare in pace, tutte le volte mi cita. Non posso non citarlo, perché diceva una volta che se uno passa sotto un albero e vede in cima a quell'albero un alveare, sa che dentro quell'alveare c'è del miele, ma ci sono anche le api. E passa sotto l'albero e se ne va per cavoli propri. Non gli succede niente. Ma se per caso fosse tentato di salire in cima all'albero, strappare l'alveare, portarsi il miele a casa e mangiarselo, seduto comodamente sul divano, ma non può mica lamentarsi di sentire il ronzio delle api. Ecco, noi siamo le api. Noi siamo le api. Perché se ci fosse stata una possibilità di incontro, sicuramente tutta la gioventù che volta le spalle al sud del mondo non lo avrebbe fatto. Ma lo ha fatto perché, come le api, ad un certo punto si sono ritrovati senza quel miele. E quel miele ha preso la nave, ha preso i barconi, ha preso le famose carrette del mare per arrivare qui nel nord del mondo, che rappresenta solo il 20% della popolazione mondiale e che si ritrova a dover controllare e gestire l'80% delle ricchezze mondiali. Ebbene, le società hanno bisogno di animali sociali empatici. Il nostro limite è che la nostra maggior sensibilità e empatia sono cresciute in proporzione diretta con il danno antropico che abbiamo apportato al mondo. Perché qui finisce la terraferma, ma il viaggio non è finito. Riusciremo mai a superare questa barriera? È dall'alba che esalta la nascita del mondo. La strada della speranza si estende su centinaia di chilometri e ognuno si trascina il suo orizzonte interiore. Sono angeli neri, spiriti fuggiaschi, stanchi parassiti, anime lusingate, cavalieri depositari di voci d'oltretomba. Ognuno si trascina il suo puzzle interiore e sono voci che cantano, voci di speranza. E ora che la terraferma si ritrova al di là di questa barriera, io vi posso assicurare che non è stato un sogno, anzi, è stata piuttosto una conferma di qualcosa che già sapevamo in partenza, e quell'evidenza che non si vuole vedere. Proviamo ad aprire il catalogo dei destini che possono darsi ad un uomo o ad una donna, ma soprattutto per quella parte di vita che appunto è il farsi di un destino. La giovinezza, dalla nascita che sovente porta con sé un auspicio, alle prove per diventare maturo, poi adulto per confermarsi come essere umano. E sì, perché da noi, in Africa, non vi è mai stata una drastica divisione dei viventi in re e poveri, esiste semmai la loro parità sostanziale. Certo, c'è la persecuzione dell'innocente, il suo riscatto, ma sono solo termini di una dialettica interna ad ogni esistenza. L'amore incontrato, ancora prima di conoscerlo, ma poi subito sofferto come bene perduto. Da noi è forte la sensazione di soggiacere ad incantesimi, di essere determinati da forze complesse e sconosciute, ed è impellente la voglia di liberarsi, autodeterminarsi, anzi, il non potersi liberare da soli, ma il liberarsi liberando anche gli altri, ma soprattutto l'inespugnabile desiderio di quell'Africa.
che non vuole morire doppiamente. L'Africa. Se io cercassi di parlarvene, forse mi sentirei costretto a parlarvene al plurale. Vi parlerei di 52 stati. Se io fosse costretto a parlarvi dell'Africa, cercherei di fare lo sforzo di venirvi incontro usando una lingua che non ci appartiene. Se io provassi a parlarvi dell'Africa, userei dei criteri di valutazione dell'economia, delle borse, dello sviluppo, della crescita, che non corrispondono ai nostri riferimenti sociali, culturali, tradizionali, ma corrispondono ai vostri riferimenti. Se io provassi a parlarvi dell'Africa, forse dovrei spogliarmi della mia africanità, diventare qualcos'altro. Ma lo sono già diventato, perché lontano da casa hai bisogno che sempre qualcuno ti ricordi chi sei e da dove vieni. È una domanda che arriva spontaneamente, anche perché essere così tanto abbronzato a volte è un limite. È un limite nel momento in cui tutto quello che è scuro viene dall'Africa, sì, ma tutto quello che è scuro porta male. Il giovedì nero, vedo nero. Ebbene, adesso anche io lo dico, sono incazzato bianco. Ecco, vediamo che effetto fa. E sì, perché tutto quello che la mente ha saputo immaginare nel corso dei secoli non lo ha fatto almeno cercando di recuperare gli errori commessi in passato nei confronti degli altri popoli, soprattutto nel sud del mondo. Non vi è mai stato un tentativo di ricucire quei strappi alla storia dell'umano, ma si è sempre cercato di consolidare quell'abisso che separa il nord e il sud del mondo. Allora, da un lato si è sotto i riflettori perché si sta bene, e dall'altro lato si è invisibili perché nell'oscurità totale. Io mi ricordo, io andavo a scuola, perché per noi andare a scuola è importante, perché in certe situazioni di disagio, di povertà, andare a scuola ti consente anche di sentirti alla pari di tutti gli altri, perché si parla in effetti del gruppo classe. È solo che quando io vi parlo della mia scuola dovete dimenticarvi delle vostre. Sostanzialmente uno cammina in piena savana, ad un certo punto trova una struttura con le pareti di lamiera. Ecco, quello è la scuola. Dentro ci sono più di 100 ragazzi, per lo più di età diverse. E l'insegnante unico, probabilmente molto amico della Gelmini, allora dovrà darsi da fare per trasmettere programmi diversi a quel gruppo di ragazzi, ma ci si teneva tanto ad andarci a scuola, perché andare a scuola ti permette anche di evadere dalla tua quotidianità, immaginarti un mondo diverso dal contesto nel quale ti muovi ogni giorno. Allora andare a scuola è un obbligo, solo che a volte ci si alza alle 5 del mattino, scusate, a volte ci si alza alle 5 del mattino per andare a ricercare l'acqua nei pozzi, perché nelle case non ci sono rubinetti. A volte la distanza che separa dalle abitazioni, dalle fonti d'acqua, è di circa 5-6 km. E chi non è fortunato a averlo in casa, un cavallo, un asino, una bicicletta, ci va a piedi, ma capita anche di ritrovarsi in 20-40, tutti con la fretta, tutti con la premura, ma sapendo anche che non tutti avranno la possibilità di portarsi a casa l'acqua. Allora si lotta, si litiga per l'acqua, alla fine poi riesci a procurarti col mezzo litro d'acqua, rifai altri 4-5 km portarla a casa. Ci si prepara per andare a scuola. La colazione, io fino a 16 anni non ho mai saputo che cosa fosse. Un sorso d'acqua a testa e via. Io fino a 17 anni non ho mai avuto un paio di scarpe. Andavo a scuola ma sempre scalzo, perché è una vita di corsa. Vai la mattina presto, arrivo a scuola, concentrato. E così le prime ore vanno abbastanza bene perché sei sul pezzo. È solo che dopo le 10 già qualcosa comincia a non andare, ecco, senti un vuoto dentro di te,
Sapete, l'essere umano è come un sacco. Un sacco quando è pieno regge, ma una volta svuotato, burla giù. Ecco, intorno alle 10:30, 11, sotto un sole cocente, allora è la mente che va a farsi benedire. Allora comincia a vederci doppio e non ci sei più, non vedi l'ora che finisca la lezione per tornare a casa. E fai altri 5-6 km tornare a casa. Apri il portone, ti ritrovi in mezzo al cortile. Da un lato vedi una madre seduta sotto l'albero che ti guarda con gli occhi spalancati e tu ti guardi intorno. Niente pentola, nessun fuoco, nessun odore, nessun profumo, nulla. Il che significa che non c'è da mangiare. Vabbè, pazienza, domani sarà sempre un altro giorno, con entusiasmo. Poi devi adottare anche una filosofia di vita che ti consente di non cedere dinanzi alle avversità, perché ci stanno, non tocca soltanto a me, tocca a tanti altri. Allora, sapendo che qualunque cosa abbiamo nella nostra vita, qualcun altro lo desidera tanto, allora ti dà la possibilità a dire, vabbè, o comunque, cioè, non ho da mangiare, ho fame, però qualcun altro magari non sta bene di salute. Allora, pazienza, domani è sempre un altro giorno. Così fa. È solo che al terzo giorno, quando torni da scuola ad accoglierti, sarà la mano di quella madre che ti guarda negli occhi, appoggia una mano sulla tua spalla e ti dice: figlio mio, da oggi divorzierai dalla scuola perché non ce la fai. Allora capisci che anche studiare dalle nostre parti non è un obbligo, ma è optional. Che fai? Vai al supermercato ad aiutare le persone anziane a portare la borsa di spesa o vai a lavorare. Da quel momento smetti di essere un bambino, un giovane. All'improvviso diventi adulto. Hai soltanto un dovere: impegnarti ogni giorno, la mattina presto, e la sera portare qualcosa a casa, dare il tuo contributo, un pezzo di pane, un po' di soldi. E da quel momento perdi il tuo diritto all'infanzia, il tuo diritto al gioco, il diritto al sogno, il diritto all'errore, perché sei un adulto. Un adulto non può sbagliare. Allora tutto ti sembra un tunnel senza fine. Allora vivi la giornata. Ti arrangi. Per fortuna ti ritrovi anche a casa il buon vecchio nonno, che non si arrende. A volte diventa una tortura avere a che fare con lui, soprattutto quando ci sono dei compiti, matematica poi arriva, e no, noi siamo abituati a pensare a voce alta. Io so che tanti di voi avranno nel loro condominio una famiglia di africani che a volte a mezzanotte parlano al telefono con i parenti al paese. Non vi dovete preoccupare se li sentite urlare, perché è normale. Si ha l'impressione che se non ci si sente davvero forte, allora gli altri potranno pensare che noi non stiamo bene o cose del genere. Anche perché in alcuni villaggi, ecco, per una donna era un onore da casa sentire la voce del marito che parla dalla piazza proprio, è un orgoglio. Ecco, allora pensando a voce alta, uno fa i compiti, no? Uno più uno fa due. E senti quella voce: dipende dal valore che dai allo zero. Ma che c'entra, nonno? Zero, zero non vale niente. Dipende dal valore che gli vuoi dare. Ma non ho capito. Uno più uno fanno due. Se io ti dovessi regalare dei soldi, su una banconota c'è scritto uno e sull'altro uno con due zeri, quali scegli? Quelli di 100, no, non chiamarlo 100. Allora prenderei quello con uno e due zeri, perché se zero non vale nulla? Ecco, quello era il laboratorio del pensiero critico. Quello era il momento in cui ti si insegnava a non ripetere perché vedi fare, a non ripetere perché senti dire.
Ma a fare perché dalla tua prospettiva tutte le vie che hai perlustrato ti hanno portato alla convinzione che bisogna fare o dire. Scusate, oggi non so, ho bevuto un po' d'acqua, mi è andato di traverso. Allora, come dicevo, la convinzione che bisogna fare perché ci sei arrivato te, ma non fai perché qualcun altro lo ha detto, lo ha deciso. E così per tanto tempo, fino a quando incontrai un vecchio insegnante che mi conosceva, e dice: "No, ma tu devi tornare a scuola". Vabbè, io torno a scuola, vedo, torno a scuola, sempre attivo. È solo che da noi non esiste l'articolo 18, forse neanche più da voi, eh. Ebbene, cioè sa di fatto che l'insegnante, a sorpresa, riceve un ispettore mandato dal ministero. In base a come ci si muove nella classe durante la lezione, se i ragazzi interagiscono, fanno domande, partecipano così, allora sarà promosso. Ma se per caso fa una domanda e c'è una moria, vorrà dire che è stato scarso ad invogliare i ragazzi, quindi licenziato di un tronco. Allora, temendo problemi con me, mi chiamò e mi disse: "Tu domani non venire". "Io? Sì, tu domani stai a casa, fai quello che vuoi ma non venire". "Ma non posso mica non venire, poi mica il nonno mi lascia a casa". "No, no, guarda, io ti pago se vuoi ma tu domani non venire". Io il giorno dopo tranquillo a casa arrivò il nonno e mi diede una di quelle sberle. Io ancora oggi se faccio così sento con la mano. "No, se gli altri ci sono, ci devi andare anche te". Allora che faccio? Prendo, corro e vado. Arrivo, apro il portone. C'era l'insegnante davanti al gruppo, no? Ma alle sue spalle l'ispettore, un umone, un armadio a due ante, proprio che era lì, no? Che sai, era un ispettore del governo o un personaggio importante è venuto nella nostra scuola. E l'insegnante che era lì tutto esaltato, appena mi vide mani nei capelli e mi indica il fondo della classe, io vado in fondo e mi siedo lì tranquillo e lui: "Buongiorno ragazzi", e tutti noi ovviamente: "Buongiorno", e lui un sorriso affacciato, sembrava avere 92 denti. "Allora, vi faccio una domanda". "Certo, sì. Allora, conoscete il signor Cristoforo Colombo?". "E come no? Sì, certo. Allora, sapetemi dire cosa fece dopo aver messo il primo piede in America?". È tutto così, eh? Silenzio. "In America!". Silenzio. "In America! Colombo cosa fece in America? In America!". Una domanda così semplice nella mia classe. Io mi alzo e volto le spalle. E lui che continuava a insistere: "No, in America, in America, in America!". Io zitto, zitto, buono così. Alla fine mi vede l'ispettore e dice: "Ma c'è il ragazzo là in fondo, in piedi, perché si è voltato?". E lui, mai nei capelli indietreggiando, mi dice: "Oh, io mi alzo, eh? Mi metto a posto la camicia". "Eh sì, perché parlare non è da tutti, eh? Parlare non significa far uscire dalla propria bocca un fiume di termini, no, ma saper usare i termini. Giocare con il timbro della voce, il tempo del silenzio che consente a chi abbiamo dinanzi agli occhi di smettere di sentire e di incominciare ad ascoltarci". "Caro ispettore che ci ha fatto l'onore di venirci a trovare nella nostra modestissima scuola, prima di tutto vorrei ringraziare il maestro che non si è mai risparmiato cercando di trasmettere a tutti noi quel che sa. Ma non potrei neanche non ringraziare le compagne e i compagni qui presenti, perché se nessuno di loro ha dato la risposta a una domanda così semplice, certamente non perché non sapessero quale fosse la risposta, ma sono convinto che abbiano pensato che questa fosse l'occasione per gli ultimi, tra cui il sottoscritto, di affacciarsi dinanzi all'ispettore, dando la risposta e recuperare un po' di autostima. E per questo le parole non basteranno mai per dirvi quanto vi sia grato". E vedevo che l'insegnante tremava. Ma io che avevo detto di male? "Ebbene, quanto alla sua domanda, caro maestro, che fu cosa fece Cristoforo Colombo dopo aver messo il primo piede in America?
Il sottoscritto, assieme alle compagne e compagni qui presenti, rispondiamo che dopo aver messo il primo piede in America, il signor Cristoforo Colombo mise il secondo piede. Mi fai licenziare, vai via dalla mia scuola, vai via, vai via, vai via, vai via dalla mia scuola. E mi manda via. Io di corsa torno a casa. E chi è che mi becco? Il nonno. Ti avevo detto di andare a scuola, nonno. Fermo un attimo, io sono andato, mi ha fatto una domanda, ho risposto, mi ha cacciato. Qual era la domanda? Cosa fece Cristoforo Colombo dopo aver messo il primo piede in America? E che ha risposto? Mise il secondo piede. Giusto? Una persona normale che cammina mette un piede dopo l'altro, a meno che lui, l'insegnante, abbia visto qualcuno camminare a ritroso. Ecco, da quel momento ho smesso di andare a scuola. Poi incontrai di nuovo un vecchio insegnante, il quale mi disse: "No, no, devi tornare perché la scuola è importante." Riuscì a convincermi di nuovo. Io ci tornai. Un altro momento, un altro ispettore arrivò. Questa volta non ho dato la risposta perché mi sono astenuto. Però nessuno rispondeva. Qual era la domanda? Ragazzi, citatemi i paesi anglofoni. Semplice. Ma tutti zitti, zitti, buoni, buoni, buoni. Io esitando, pensando, ma magari qualcuno risponderà. Nessuno. E che faccio? Mi alzo e volto le spalle. Ma c'è il ragazzo là che ha voltato le spalle. Te. Sì, io. I paesi anglofoni sono quei paesi che ora sto per elencare. Sì, sono i paesi che sto per elencare. Sì. Citofono, megafono, silofono. Fai via, 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 via. Torno a casa che mi becco di nuovo. Non fermo un attimo. Che è successo? Mi ha fatto un'altra domanda, ho risposto e questa volta ci andiamo. Arriviamo. Buongiorno. Allora, ho riportato a scuola il nipote perché è tornato a casa dicendo che dopo la risposta così vera e reale che ha dato alla sua domanda, lei si è permesso di cacciarlo. Quale risposta vorrebbero? I paesi anglofoni sono citofono? Cosa? Sì, silofono? Se non basta ci aggiungo altri. Comunque da questo momento mio nipote non tornerà mai più in questa scuola e mi liberai dalla scuola finalmente. Era divertente, porca miseria. Una vera alleanza con nonno. Ecco, insomma, così poi un giorno incontrai un altro insegnante, questa volta il quale mi disse: "Ma guarda che il consolato francese ha organizzato un concorso letterario. Vuoi partecipare?" A me piaceva raccontare, perché per me raccontare è un po' viaggiare, no? Così senza pretese partecipai. E un giorno ero a casa con mia madre, seduti nel cortile, arriva il postino e mi chiama. A me, per nome e cognome. Mi chiama il postino, a me! E scatta la vecchia. Questa volta dimmi che hai combinato. Niente, non mi sono mosso da qua. In effetti il postino mi aveva chiamato perché c'erano due buste per me. In una c'era il visto per la Francia. Dovevo andare a Parigi. Il mio racconto era stato premiato. In una busta c'erano soldi sufficienti per garantire tre pasti alla famiglia almeno per 6 mesi. E nell'altra busta c'era il visto per la France, Parigi, la ville lumière, Charles de Gaulle, Victor Hugo, non vedevo l'ora. Me lo ricordo bene, era gennaio, avevo addosso una maglietta e un maglione. Copriti, ma va, cosa vuoi che sia? Copriti, ma va. In effetti Parigi mi accolse con un freddo pazzesco, c'erano meno 6 sotto zero, piangevo come un bambino, peggio ancora, mi scappava la pipì ogni 2 secondi. E io disperatamente cercavo le indicazioni per le toilette, non le trovavo. L'unico luogo dove potevo andare per dare un po' di sollievo alla mia povera vescica, era al bar. Ma mica al bar puoi pensare di entrare, chiedere delle toilette. No, devi prima prendere qualcosa. E io potevo prendere solo quello che costava di meno, il caffè.
cosa che non avevo mai bevuto in vita mia. Io ogni 2 secondi entro. Bonjour, monsieur, oui, bonjour. Un caffè, oui, les toilettes, là-bas, merci. Dopo 2 secondi torno indietro. Bonjour, monsieur, oui, un caffè, oui, les toilettes, là-bas, merci. La terza volta mi vede arrivare e mi dice, un caffè, les toilettes, là-bas. Quel giorno mi sono ubriacato di caffè, con tanta fatica poi arrivo alla metropolitana, così affollata, mamma mia, che bello, tutte le luci, insomma, trovo un posticino, mi siedo, ma accanto a me una coppia di ragazzi, giovani, apparentemente normali, voglio dire, erano sani di mente, ma sotto gli occhi di tutti si baciavano. Ed era la prima volta in vita mia di vedere due persone baciarsi. Io mi ricordo quando andavamo in giro con mio padre, mia madre, e il babbo era 100 km davanti, noi figli in mezzo, la mamma 90 km dietro. Eppure stavamo insieme, lo dico soprattutto per voi uomini italiani, no? Andate al villaggio lì in Africa, incontrate una bella ragazza che si incammina la minigonna e dice, ma sai che roba, quasi quasi ti faccio un pensiero, no? Non è sola, magari c'è il marito a 10 km, vi suonano come dei tamburi. Ecco, io non ho mai visto mio padre abbracciare mia madre e all'improvviso mi sono ritrovata accanto a quei due che si baciavano con una passione così. Oh, per fortuna non potevo diventare rosso per l'imbarazzo, ma lì ho anche capito che è vero, paese che vai, mal di pancia che trovi. Per tanto tempo andò tutto bene e in Francia la vita mi sorrideva, in Francia cominciavo a ritrovare i miei riferimenti, in Francia in ogni dove trovavo anche una comunità africana organizzata, si facevano le serate, momenti ludici. Ma ci si ricordava anche il paese che abbiamo lasciato alle spalle attraverso il canto, il ritmo e la danza. Edibe Zangaliwa, Edibe Zangaliwa, Mamaninga Zangaliwa, Amaniba Zangaliwa, Edibe Zangaliwa, Edibe Zangaliwa. Si cantava, si ballava, perché tutto era bello. Perché ci si ritrovava a dover ricostruire una piccola Africa nel cuore della Francia. Ma pensare dopo te sarà, ma li dumbe dopo te sarà, ma pensare dopo te sarà, ma li dumbe dopo te sarà, ne sa, cari cari dopo te sarà, e ne mi nyangulu, sagulu, dagarangulu, Nimi dangulu, sagulu, daga dangulu, yane. Ma besale toho te sala, mali dumbe toho te sala, yane. Kari kari toho te sala, mali dumbe toho te sala, yane. Ma besale toho te sala, mali dumbe toho te sala, yane. Nimi sa, kari kari toho te sala, yane. Dangulu, sagulu, dagadangulu, yene. Ma besale toho te sala, mali dumbe toho te sala, yene. Ne besa, kari kari toho te sala, yene. Nimi nyangulu, sagulu, dagadangulu, yene. Nimi nyangulu, sagulu, dagadangulu, yene. Tutto era bello a Parigi, en France. E solo che dopo 2 anni ci chiamano in prefettura e dovete tornare a casa, rifare tutti i documenti perché la situazione un po' sta cambiando con gli studenti. Io non mi sono fidati perché sapete, i tempi africani sono elastici, no? E quindi dovevo lasciare quel paese, dovevo andare lontano per poi rientrare chiedendo un nuovo visto. Ma c'erano delle montagne che separavano la Francia da un altro paese, paese che non conoscevo, ma sicuramente dietro quelle montagne sapevo che c'era uno Stato, una nazione, un paese. Allora mi metto in cammino, mi muovo, vado, chissà cosa ci sarà dietro quelle montagne che si chiamano Alpi, sì, Alpi si chiamano. Allora vado. Cucù! L'Italia! Che bel paese!
L'Italia! E così mi sono ritrovato in Italia, paese di cui sapevo poco o niente, se non quello che vedevo in televisione. Sapete che dalla Francia l'idea che uno si fa dell'Italia, non siete voi così tanti collegati, così bravi, buoni, belli, insomma, a socializzare, a costruire, ad inventare, ad immaginare. No, 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 perché forse perché c'è un etnocentrismo così fortemente sentito, ancorato nella forma mentis francese, che fa sì che probabilmente per la presa della Bastiglia, la dichiarazione dei diritti umani e tutto il resto, si sentono un po' la culla del pensiero, delle libertà, del diritto, insomma, e così via. Allora l'idea che spesso si ha dell'Italia, stando in Francia, è che l'Italia sia semplicemente una periferia dell'Europa, perché c'erano delle trasmissioni televisive che andavano in onda tutte le sere. Sono quelle dove non si capisce niente, si urla uno sopra l'altro, anzi, si ha l'impressione che vinca chi urla di più. Forse esistono anche da voi, come quella lì, finestra a finestra, balcone a balcone, porta a porta, cortile a cortile, è sempre uguale. Però lì ho potuto seguire vicende legate alla mafia, Camorra, 'Ndrangheta, attentati contro i giudici Falcone, Borsellino, rapimento di Aldo Moro. Allora io col terrore negli occhi sbarcai alla stazione centrale di Milano, perché per me chiunque incontravo era un potenziale mafioso. Io mi aspettavo di vedere morti e feriti lungo i binari, carabinieri, ambulanza, vigili del fuoco, morti e feriti lungo i binari, sangue dovunque, urla, grida, ma niente. Se non che la gente si comportava come lo si fa in tutte le stazioni ferroviarie del mondo, abbracci gioiosi ma anche addii dolorosi, però parlavano una lingua strana e io facevo fatica a capire dove iniziava la frase e dove finiva. È perché noi, sapete, siamo stati cresciuti dai francesi e quindi il francese nel suo linguaggio cerca sempre di farti capire quanto sia colto. Tipo un francese che viene da te per andarsene il giorno dopo, mica ti dice: "Je m'en vais demain", ma quando mai? No! Anzi, il francese vi dirà: "Allora, voyez-vous, mon cher monsieur? Et moi, je ne sais pas si vous épousez mon idée ou pas. Mais je pense que demain de l'aube, alors où blanchit la campagne, peut-être je partirai." Allora traduco, insomma, e il francese vi dirà: "Senti, caro mio amico, non so se condividi la mia idea o meno, però penso che domani all'alba, quando inizierà ad imbiancarsi la campagna, forse partirò. Tutto questo cinema per dirti che se ne va via il giorno dopo." Ora prendiamo l'italiano. L'italiano Mario Rossi, che come il francese è venuto da te e se ne deve andare il giorno dopo, come te le dirà? Beh, naturalmente non gliene importa niente se si imbianca la campagna o meno, ma ti dirà semplicemente: "Oh, domani." E se tu non hai mai soggiornato in Italia, faresti fatica a decodificare quel gesto. Ma avevo anche l'impressione che la lingua fosse talmente complessa e difficile che non bastava parlarvi fra di voi per capirvi. Perché mentre uno faceva così, un altro faceva così, un altro faceva così e un altro che faceva così. E io dicevo fra me e me: "Se è così fra di loro, neanche un secolo basterà per me che vengo dalla savana per capire questa lingua." E siccome mio cugino, che sarebbe dovuto venirmi a prendere, non si presentò, sapete, i tempi africani sono elastici, allora avrei dovuto fare di necessità virtù, chiedere informazioni usando le lingue che sapevo. Excusez-moi, io col mio zaino tutto spensierato. "Excusez-moi, monsieur, vous parlez français?" "No, no, 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 non mi serve niente, non mi serve niente." Boh, forse ce l'ha con i francesi. Poi arrivò un altro, proviamo con l'inglese. "Excuse me, sir, do you speak English?" "No, piccola stella, già fatto prima. Vai lungo le scale, c'è un tuo fratello, gliel'ho già dato, se vai magari prendete il panino insieme." E quello mi fece pensare, signore e signori, io che prima vedevo in ognuno di loro un potenziale mafioso, in quel momento lì erano loro che vedevano in me il potenziale vous comprà. Ho detto: "No, no, 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 non ci volevo stare, perché io volevo passare dallo stato di vous comprà allo stato di vous pensa." Ma per fare quello bisognava per forza imparare la lingua. Allora ho detto: "Cominciamo.
Con il dizionario, sì, era possibile passare dall'inglese o dal francese all'italiano parola per parola, ma il problema era dopo come abbinare quelle benedette parole. Io francamente non so chi sia stato ad inventare la grammatica italiana, ma sono convinto che si drogava, si faceva le canne. E nemmeno mio cugino mi poteva aiutare perché a lui bastavano le parole di sopravvivenza, o fame o sete, quanto costa. Ebbene, ho cominciato con la radio. Ma in radio parlavano talmente veloce che non si capiva niente di quello che dicevano. E siccome in casa si ascoltava spesso la radio, Radio Popolare, che metteva musiche dal mondo, e mi ricordo bene quel giorno ci fu una bellissima canzone di Yusundur, Set, e quella canzone mi portò poi a casa, così mi sono ritrovato circondato dai miei affetti, dai miei effetti. Ecco, esco dalla stanza per alzare il volume, ma sbagliai il tasto spostando la frequenza e mi beccai Radio Maria. E allora lì fu il jolly, perché mentre tutte le stazioni radiofoniche correvano quando parlavano, Radio Maria era l'unica stazione radiofonica che prendeva il tempo di scandire bene le parole del Signore. Capivo tutto. Io vi dico, pur essendo musulmano, a forza di ascoltare Radio Maria, conosco perfino i Vangeli apocrifi, anche se Padre Livio ogni tanto lo sentivo un po' pesante, insomma, voglio dire, no? Però dopo 6 mesi di Radio Maria mi sentivo cresciuto, mi sentivo pronto all'incontro. Allora dovevo andare in giro a confrontarmi con i cittadini milanesi, fare delle domande in base alla mia comprensione della risposta, capire un po', valutare a che livello sono arrivato nello studio della lingua e tutto il resto, facendo anche domande semplici, eh? Salve, buongiorno, per cortesia mi piacerebbe andare in Piazza del Duomo. Secondo lei come dovrei o potrei fare? Ribadisco il mio desiderio di recarmi in Piazza del Duomo, ma non essendo molto pratico della città, ho pensato che lei forse mi potesse aiutare ad individuare i mezzi che potrebbero consentirmi di raggiungere tale luogo. Ma mi rispondeva senza coniugare i verbi. Ah, tu andare Duomo? Io, sì. Allora, tu vedere tram lungo 32? Sì, tu salire su. Però prima tu fare biglietto, perché se tu non fare biglietto, controllore, tu a casa? Sì. Prima fermata? Sì, tu non scendere giù. Seconda fermata? Tu non scendere giù. Ma quando arrivare, terza fermata, porta Genova, sì, tu scendere giù. Ma voi avete mai visto qualcuno scendere su? Perché secondo me chiunque scende va giù. Bene, lì porta Genova, tu aspettare tram piccolo giallo 2, arrivare tu salire su, tu vedere fermate, 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 sì, ma tu fregare. Ma quando arrivare, fondo via Torino, sì. Tu vedere palazzo, sì, ma tu non vedere dietro palazzo. Ma dico io, se mi ritrovo di fronte al palazzo, come cavolo faccio a vedere dietro il palazzo? Allora lì scendere 20 metri Duomo, hai capito? Io sorrido, ringrazio, però dentro di me c'è qualcosa che brucia, che prude. Non mi sento appagato, non mi sento premiato nello sforzo fatto nel cercare di cogliere lo strumento linguistico di questa benedetta terra, dove penso di poter trovare la mia dimensione, il mio spazio. Però non volevo essere maleducato né tantomeno scortese, ma bisognava rispondere anche. Mi volto e dico: a te, a me, sì, a te. Ah, dimmi, voi, fratelli miei, che attraverso mille difficoltà siete arrivati al crepuscolo di vita presso l'Occidente, non negare ai vostri sensi ciò che rimane da vedere, perché dietro al sole, nel mondo abitato, ricordate la vostra semenza, fatti non fosse a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Dante. Dante Alighieri. Ah, ti fa male il dente da ieri? Ma c'ha pelta, vaca. E così alla fine
Non ho dato retta a quello che mi circondava nella mia quotidiana lotta. Era una lotta anche onorevole, era una battaglia per acquisire i valori fondanti dell'essere italiano, dell'essere milanese. Ma incontri anche tanti altri che per X motivi anche loro si sono ritrovati in questa terra alla ricerca della loro terra promessa. Sapete, nel sud del mondo spesso non se ne parla, ma a pagare sono anche le donne, le ragazze, le bambine. Ecco una di questi, Salimata. Sì, Salimata. Era una ragazza che aveva cominciato un percorso scolastico, ha cominciato a leggere, a scrivere. La sua mente cominciava ad aprirsi sul mondo. Cominciava a viaggiare nella fantasia e a costruirsi una vita, un percorso che comunque doveva essere doloroso, oneroso, ma era il suo, ecco, era una scelta sua. E un giorno si sente chiamare da una voce maschile ormai, era abituata a sentirla quella voce. Lei di corsa attraverso lo spazio entra in una capanna e lì non c'è l'ombra di una donna. Sono tutti dei uomini, dentro ci sarà il padre, lo zio, il fratello, il cugino e altri due signori che non ha mai visto in vita sua, e si sente dire dal padre: "Preparati, da domani andrai a vivere a casa di tuo marito." "Ma di che?" "E dai, non sei contenta? Domani ti sposi!" "E se, scusate, ma lei ha 13 anni?" "No, papi, dai, è uno scherzo, no, figurati, ma guarda che io non sono nemmeno fidanzata." "Ma cosa dici? Ma non c'è bisogno, guarda, te l'abbiamo scelto bene, è un ragazzo di buona famiglia, laborioso, saprà prendersi cura di te." "Sì, ho capito, davvero, papi, sai, io no." "Ma voi non lo sapete, ma io ho cominciato a leggere, eh? Oh, ma con i libri si viaggia nel mondo, scopri di quelle cose talmente belle, non ci crederai." "Non ti serve a niente studiare, ti ho detto che ti abbiamo scelto un buon marito. Laborioso, saprà prendersi cura di te. Vai a prepararti." "Sì, ho capito, papi." "Non mi chiamare papi." "Ok, papà, come vuoi te. Però senti un po', se io mi devo sposare, no? Io penso che dovrei anche potermi scegliere il marito, o no?" "Che vuoi dire?" "Cioè, sai, papi, in base alla mia prospettiva, no? Io l'ho letto anche in vari romanzi, eh? In base alla mia prospettiva, no? E la condivisione dell'intimo, no? E del sacro, cioè ridurre due vite in una, no? Sai, si parte ognuno con la propria prospettiva, poi si costruisce un percorso condiviso e poi quello che serve poi per risaldare il legame nella coppia, no? E poi nascono figli, insomma, si vive felice. Non è una cosa che casca dal cielo così. No, no, anzi, no, no, bisogna costruirselo. Allora, attraverso la conoscenza, un po' ci si osserva, ci si studia, si chiacchiera, capire un po' qual è il confine che io non dovrei superare stando con l'altro, uguale anche per lui nei miei confronti, tutti i resti. Non ti serve a niente. Ma come non mi serve niente? Se io mi devo sposare, io dovrei capire anche che faccia ha quell'uomo. Io dovrei sapere se certi ideali che per me sono sacri valgono anche per lui. Io dovrei abituarmi al suo sorriso, al suo sguardo, al suo sorriso, papi. Non puoi scegliere. Ti ho detto di non chiamarmi papi. Ok, papà, ma ti supplico, non potete scegliere al posto mio. Io non lo conosco neanche. Oh! Tua madre non mi ha mai conosciuto, eppure è rimasta una buona madre. Tu che fai? Rineghi? Papi, io non rinego niente. Io vi sto semplicemente dicendo che il matrimonio, sì, potrei pensarci più in là, ma per ora io vorrei pensare alla mia vita. Io vorrei continuare a studiare, magari trovarmi un lavoro, essere autonoma, indipendente, non dipendere più da te né dalla mamma, anzi, venirvi in aiuto attraverso il mio lavoro e tutto il resto. Non ti serve a niente, te l'abbiamo già scelto. Lei non ha il potere di dire di no, allora si gioca le sue carte. Fatumata, si gioca le sue carte. Allora, papi, facciamo così. Non chiamare papi, ok, non ti chiamo più papi. Allora, facciamo così, no? Metti per esempio, no? Che domani, no? Così, no? Domani mattina, no? Esco da casa per andare a scuola. No, così, no? Senza pensare niente. Io esco da casa e devo andare a scuola. Metti per esempio che incontro un ragazzo, no? Così, che non conoscevo neanche, no? Metti per esempio
che lui mi guardi e che io lo guardo. Così, non ci parliamo, non facciamo niente, no? Io, ci siamo incontrati così per caso. Metti per esempio che entro in classe, no? E mi siedo. Se ad un certo punto mi torna in mente di averlo visto. I suoi occhi, il suo sorriso, vorrà dire che qualcosa avrà lasciato in me, no? Allora facciamo così, no? Che il giorno dopo, no? Esco da casa per andare a scuola senza neanche pensare a lui. Metti per esempio che lo incontro una seconda volta e questa volta non soltanto mi guardo, lo guardo, mi sorride e io gli sorrido e poi mi dice ciao. No? Io non rispondo neanche al suo saluto, ma vado, entro in classe, no? Metti per esempio che ora io sono seduto in classe, ma la sua voce, quel timbro che mi torna nella mente, ciao, 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 vorrà dire che avrà acceso qualcosa in me, no? Allora facciamo così, no? Metti per esempio che il giorno dopo lo incontro una terza volta, questa volta però, mi guarda, lo guardo, mi sorride, anche io sorrido, mi dice ciao e io rispondo ciao. E lui mi dice, come stai, come ti chiami? Mamma mia, Fofì, guarda, vorrà dire che no? Questa volta entro in classe e non ti vedo più, sento con la sua voce come ti chiami, come stai, no? Allora vorrà dire che qualcosa sta bollendo dentro di me. Allora facciamo così, no? Che il giorno dopo l'incontro una quarta volta e questa volta basta! Preparati, da domani andrai a vivere a casa di tuo marito. Ma lei vuole qualcos'altro nella sua vita? Non ha scelta e non vuole nemmeno arrendersi. In piena notte si confronta con la madre, perché anche quella madre è vittima dei costumi sbagliati, che spesso diventano normali in un paese povero, perché per la sua famiglia Fatima è una bocca in più da sfamare, obbligandola a sposare quell'uomo, diventa per la sua famiglia una bocca in meno da sfamare. Raccoglie le poche cose che ha. Piena notte, fugge, va via. Non sa dove, l'importante è allontanarsi da quel luogo. Va alla ricerca di una terra molto più dolce, molto più aperta. Una terra che la metterebbe nelle condizioni di decidere da sé cosa fare della propria vita. E pensa che quella terra sia l'Italia e si ritrova in Italia, come tanti altri che per X motivi hanno lasciato quello che li ha sempre definiti, per ritrovarsi qui, alla ricerca della loro promessa, terra promessa. Ma ahimè, per i più, tutti questi sono semplicemente dei numeri, non persone. Ma io penso che sia possibile uscire dall'invisibilità. E uscirne significa anche ridare il suo spazio all'economia della conoscenza, perché abbiamo paura di quello che non conosciamo. In questi giorni abbiamo riscoperto l'importanza di avere un telefono, perché alla fine è l'unico legame che abbiamo con il mondo esterno, siamo tutti confinati in casa. Allora forse qualcuno capirà perché i migranti hanno tutti disperatamente bisogno di un telefono. Sentirà anche la voce di una madre, di una sorella, lontano da te. Ti ricorda che esiste ancora. Io fortunatamente penso di esistere. Perché ci siete voi?
Ed è giusto che sia così. Vorrei anche tanto che tanti altri come me trovassero la loro dimensione per condividere con questo bel popolo italiano ciò che sanno fare meglio, a beneficio di tutti. Ma prima di arrivare a quello, dobbiamo uscire da questa situazione. Non possiamo aspettare che finiscano i decreti per immaginarci cosa fare. E ora che siamo in casa, dobbiamo incominciare a cercare cosa fare dal giorno dopo la fine di tutto questo. Scrivete, scriviamo, inventiamoci percorsi, spettacoli, scriviamo, proponiamo. Così quando tornerà a brillare il sole in Italia, saremo già pronti e questa volta guai, guai a chi si permetterà di non sostenere il teatro, perché manteniamo ancora viva la speranza in questo paese. E perché gli antichi dicevano, cogito, ergo sum. Ce ne siamo dimenticati e per anni abbiamo rincorso cosa? L'avere, il profitto. Ma pensa un po', c'è gente che muore ogni giorno, migliaia e migliaia dovunque, c'è gente che si ammala, chiudono le fabbriche, i piccoli negozi, i bar, chiude tutto. Ma la borsa no, la borsa non può chiudere perché è essenziale la borsa. Il CAC 40, Mittel, quel che l'è. La borsa non chiude. Una mia idea del perché la borsa non chiude. Perché il capitalismo non guarda in faccia a nessuno. Se può far profitto camminando sopra i cadaveri, lo fa volentieri. E per cui in una crisi così profonda chiudono le aziende, le fabbriche, crolla la borsa, certo, come no. Allora chi ha già un capitale si compra tutte le aziende in difficoltà a 2 lire. Poi quando si ritornerà nella normalità, ricomincerà a speculare sui suoi beni, guadagnandoci 50 o 100 volte quanto le ha comprati. Accumulare soldi, miliardi, miliardi. Poi per farne cosa? Sono tanti che di miliardi ne hanno in banca. Ma possono decidere in questo momento soltanto di una cosa: quando prendere l'ora d'aria. Più di quello non possono permettersi, nonostante i miliardi che hanno. Pensiamoci. Noi non dobbiamo più permettere che l'avere condizioni l'essere al punto che chi non abbia non sia. Dobbiamo rimettere al centro l'integrità umana, la sacralità della vita, i nostri sogni, i nostri desideri. Dobbiamo essere il cantore della bellezza. Torniamo a cantare il bello, perché in un mondo bello ci si ama, non ci si odia.